C'est la vie. And when you're down here, way behind, can you see? Everything will turn out fine, cause c'est la vie. And in the end, the bottom line is c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Maestro Marco Giulio Barboni. È già imbarazza, no? Per dire così, maestro, insomma. Però lo è, però lo è. Grande sceneggiatore, regista e poi scrittore. Sì. E poi faccio sì, sì, e poi fa benissimo a dire poi. Però il tutto è, insomma, è armonico, no? Assolutamente, è come certo. Una conseguenza, credo, di... Sì, uno sviluppo, diciamo. Sì, uno certo. Sviluppo. Lei, insomma, inizia anche lei con... lo chiamavano Trinità, sì. Non solo. E gli esordi, insomma. Sì, sì, 18 anni. 18 anni compiuti sul 7, per cui assolutamente... Sì. Giovanissimo, ma... è un figlio d'arte, certo, cinematografari. Figlio e nipote d'arte. e quindi inizia molto presto, poi con comparse. Ha capito subito quale fosse la sua passione? Sì, diciamo di sì, sì, sì. Perché, insomma, il cinema è un po' la droga. Nel senso di... avevo uno zio straordinario che era un direttore della fotografia famosissimo, eccetera. Mio padre, che era più piccolo di lui, era primo assistente operatore, poi operatore della macchina, poi direttore della fotografia, eccetera. E per cui, diciamo, mi era sempre capitato di annusare l'ambiente. La vita, no? Poi dietro tutte... la cinepresa. Sì, loro in particolare loro. Sì, perché anch'io, insomma, ma loro in particolare, mio padre era proprio un... aveva un senso, diciamo, animalesco di rapporto con la macchina da presa. E basti dire che lui ha cominciato a avere... i suoi primi il suo primo lavoro di vero e proprio era con l'Istituto Luce in guerra in Russia, tra l'altro, per cui insomma non erano condizioni particolarmente agevoli, ma insomma quando passavano i filmati della ritirata di Russia, lui ogni tanto mi diceva: questo l'ho girato io, questo l'ho girato io, insomma. E lei? No, ma era importante perché capisci che c'era proprio intanto una grandissima passione, perché la passione è sempre quello che muove tutto. Per cui sia mio zio che mio padre hanno avuto una grandissima passione per il mestiere che hanno fatto. A proposito di zio e padre, do il benvenuto anche a Carlotta Bolognini, insomma anche lei figlia d'arte. Ma cosa vi lega? Tanti film di mio padre con il padre di Carlotta, e dei film di mio zio con lo zio di Carlotta. E sono anche grandi film, sono stati dei film di grandissimo successo. Mio zio, uno per tutti, La Viaccia, che era un film straordinario. E la corruzione. Poi dopo mio padre invece con Manolo ha fatto tanti film. Django, tanto per citarne uno. Django, insomma. Sì, poi Texas Addio, Dio perdona io no. Insomma, Chuck Mull. Cioè, Mull, insomma, ne hanno fatti diversi. Preparati la bara. Anche, certo. E lei quasi già. Tutti i western. Sì, poi lei si è fatto strada fin dall'inizio con dei capolavori, con Ben Hur, Barabba. Cioè, mi faccio strada, ma ero un bambino che andava a fare la comparsa praticamente, per cui ero piccolino, naturalmente tutte le volte che era possibile io mi aggregavo con il miraggio di una cosa che adesso è buffo raccontarla, ma per me era il cestino. Avere questa cosa del cestino, ragazzino di 10 anni, 8 anni, il mio sogno era cestino. Io arrivavo sul set, c'era il cestino bianco e rosso. Bianco, rosso, no? Che voleva dire? Quello rosso era quello che faceva più male, perché era proprio le lasagne, cestini e cestini. Poi c'erano i cestini, quindi per insomma, il bianco era più leggero, col tacchino, con la cosa. E poi per i special. Però a me piaceva proprio quello rosso con tutto l'unto, no? Con proprio con le lasagne, le cannelloni, il dolcetto. Ci mettevo 2 ore a mangiare questo cestino perché mi piaceva. Per un bambino era una cosa, era una piccola ritualità, no? Però insomma in questo, nei pieghi di questa cosa, mi trovavo anche in contesti interessanti, perché mi è capitato di vedere dei bellissimi set. Lei ha scritto più di 50, non so quanti. No, ho scritto sì, una cinquantina tra film, di opere, TV movie. Qual è quella che le è rimasta più? Sono tante, immagino. Prevalentemente, no,
scritta da me, mi ricordo Nati con la camicia, che mi sono divertito moltissimo. Beh, era un film molto carino. E Terence e Bud erano in stato di grazia, era una bellissima location perché abbiamo girato in giro per i Caraibi, Miami e quant'altro. E, ma me lo ricordo perché c'era una grande estemporaneità in tutto, cioè arrivavamo in un posto, non era possibile girare. Carlo in particolare, Bud, diceva: Marco, va a riscrivere questa. Io entravo nella sua roulotte, riscrivevo la scena con tutta la troupe che aspettava, certe volte delle cose surreali, sì, delle cose veramente che non è molto professionale in questo, no, però, senso, perché ecco, però noi abbiamo anche questa la capacità grande, di fare, sì, però naturalmente c'erano tutti i presupposti, cioè, e c'era anche la disponibilità degli attori di, no, e perché magari quel posto non era quello, cioè è un po' la forza del nostro cinema. Oggi è pensabile questo? Beh sì, cioè, sì, voglio dire, era una situazione un po' anomala perché lo sceneggiatore non è al seguito del film, nel caso mio sì, perché mio padre era, certo, è il regista, per cui io seguivo tutte le fasi dall'inizio, dalla ricerca dai sopralluoghi fino all'edizione, per cui mi trovavo lì e capitavano cose del genere. E poi c'erano due amici, perché non è mica tanto semplice lavorare con degli attori che sono, invece, nel caso di Terence e soprattutto di Bud, erano due amici. Si arriva. Per descrivere tutto, insomma, ci vorrebbe la scrittura, poi il desiderio proprio di intraprendere questo viaggio nella scrittura. Penso la sua prima, il suo primo libro risale al 2016, sì, credo. E intraprendere proprio questa nuova professione, no? Di scrittore. Scrittore, diciamo. Scrittore con la maglia. Cosa le rimane? Beh, io adotto questo stile, che è uno stile non particolarmente conosciuto nei paesi latini, diciamo. Cioè, che è tutto dialogico, uno stile dialogico, non c'è descrizione, è tutto dialogo tra personaggi. Sì, non è nuovissimo, è una cosa che hanno già fatto altri, senso uno per tutto, Leopardi, così Baldoni è scritto così, ma soprattutto. Non mi sono ispirato a Leopardi, avrei voluto, ma mi sono ispirato a uno sceneggiatore in inglese che si chiama Roddy Doyle, bravissimo, sia come sceneggiatore che come scrittore, e io ho letto un suo libro che si chiama Due pinti di birra, libro bellissimo, che consiglio a tutti di leggere, dopo i miei naturalmente, per dire anche questo, e che racconta nel periodo lo chiamerai destino. E che ricorda nel periodo thatcheriano dei minatori che si incontrano in un pub. No? E cominciano a parlare, da questo dialogo emerge il mondo dietro di loro. Io sono rimasto affascinato perché è una cosa straordinaria, cioè emergono i sentimenti da tutto, certo, per cui i problemi, le famiglie, le mogli, e il lavoro, la disoccupazione, e il rischio, i pochi soldi, e la necessità di vivere spedienti, la situazione come politica, nasce, spalle, lo chiamerai così. Il destino nasce dal fatto che io per tanti anni precedentemente, mentre ancora facevo lo sceneggiatore, cose che non escludo di fare nuovo, ho continuato tutta una serie di letture. Mi sono interessato molto alle neuroscienze, a tutto quello che riguarda quello che viene detto scienza del nuovo paradigma, no? Tutto quello che è legato alle emozioni, il potere delle emozioni, la formazione del pensiero, eccetera. E a un certo punto ho pensato: ma perché non raccontare una storia? Non è facile. Beh, non è facile, ma quando uno ha la passione su certi argomenti, quello diventa, insomma. Certo, se fossi andato da un produttore a dirgli che volevo scrivere una sceneggiatura su questi argomenti, chiamava la Croce Verde e mi faceva perché lo chiamerà destino è un segmento di una frase di Jung, che dice: cerca di rendere cosciente il tuo inconscio, altrimenti sarà l'inconscio a guidare la tua vita, e lo chiamerai destino. Questo. Per cui nasce da questo, cioè dal rapporto tra il conscio e l'inconscio, no? Il libro è stato tradotto in inglese, è in vendita su Amazon negli Stati Uniti, sta partecipando adesso all'American Book Fest. Sì, da noi vabbè, è uscito regolarmente, però insomma questa cosa, insomma, tutti mi hanno consigliato di farlo tradurre perché poteva essere interessante anche come You Will Call It Fate, esatto. E niente, per cui adesso vediamo, è appena iniziata questa avventura non italiana del libro, diciamo. Però, quindi su Amazon si trova, sì, sia in italiano che in inglese, poi abbiamo tentato, ecco, di andare, perché non è facile su questo, di essere presenti, accolti, presenti in questo festival, appunto, dell'American Book Fest.
e loro l'hanno approvato, per cui il libro è in punto di corsa, vediamo che succede. E qual è la particolarità? La particolarità è che io ho immaginato la vita di una persona, io immagino come si chiama Giorgio Martini nella fattispecie, il quale nella situazione in cui lo incontriamo è tenuto in vita dalle macchine, perché gli è successa una certa cosa, per cui è tenuto in vita dalle macchine, e in quella particolare situazione, perché diversamente l'inconscio gestisce le funzioni vitali del corpo, in quella particolare situazione il suo conscio e il suo inconscio si incontrano, io li ho antropoformizzati, questo conscio e l'inconscio, sono diventati due personaggi, e questi due personaggi si incontrano e si rinfacciano la responsabilità intanto di quello che è successo e poi della scelta della vita effettuata da Giorgio Martini nell'arco della sua vita, perché il rapporto tra conscio e inconscio è una cosa strepitosa, perché il 95% della nostra vita è gestita dall'inconscio, noi crediamo di decidere tutto. 95%. Tutti gli scienziati cognitivi dicono che il 95% è come il discorso dell'iceberg, no? La parte emersa e la parte immersa. L'inconscio è la parte immersa e il conscio è la parte emersa. E tantissime delle nostre scelte, che noi crediamo di padroneggiare tutte le nostre scelte, in realtà nostre scelte non è così, e molte delle nostre scelte immediate, istintive, no? Il combattere o fuggire, il famoso, no? Il paradigma dove si dice che cosa si fa se si sceglie di andare da una parte, è legata a quello che ci è accaduto spesso in una fase della vita in cui noi non abbiamo memoria, nei quali eravamo incoscienti, appunto, cioè quando eravamo bambini. Le scelte e la vita di ognuno di noi sono frutto sempre e comunque sacrificio, dedizione, le scelte sono frutto, ecco, il discorso è proprio questo, di tantissime cose. C'era una frase bellissima che io ho letto su un libro di Daniel Hahneman, un libro bellissimo, anche questo consiglio di leggerlo dopo i miei, si chiama Pensieri lenti e pensieri veloci. Questo signore è un economista che ha vinto il premio Nobel per la psicologia, cioè uno psicologo che ha vinto il premio Nobel per l'economia. Ah, ecco. Cioè uno psicologo che vince. Sì, perché ha indagato i meccanismi di acquisto, no? Quelli, i meccanismi che inducono a delle scelte in quel campo, no? E il libro è bellissimo, c'è una frase straordinaria che dice: spesso in una scelta di un uomo di 30, 40 o 50 anni può aver contato il fatto che quando aveva 2, 3 o 4 anni suo padre o sua madre l'abbiano guardato in quel certo modo e gli abbiano detto: tu non meriti. Ecco, questa cosa che l'ha segnato nel profondo, della quale magari non ha memoria, perché questa è la magia, non ha memoria, lo induce a una scelta che poi condiziona tutto il resto della sua vita. Per cui questo, da questo emerge tante peso cose. Intanto, peso delle parole, quanto è importante essere amati da bambini. Questa è un'altra cosa fondamentale, no? È una cosa che conferisce una sicurezza, e soprattutto c'è questa magia dell'inconscio, appunto, di quello che si crede di padroneggiare, di scegliere. Poi l'inconscio non fatica, il conscio sì, no? Le scelte consce sono delle scelte faticose, no? Ogni volta bisogna imporne, il conscio va di default. A proposito di magia, arriva il suo secondo libro, 2017, A spasso con il mago, sì, Merlino e io. Sì. No, quello è fantastico come titolo. No, il libro è una storia d'amore, Merlino il cane, è un cane, io ci ho avuto un pastore bernese splendido, che ha ha piacevolmente influenzato la vita mia e della mia famiglia per 8 anni, perché per 8 anni è vissuto, e noi l'abbiamo molto amato e lui è molto amato noi, e io ho immaginato che lui mi compaia in sogno, e in un sogno lucido. Il sogno lucido è una metodica particolare nella quale si sogna sapendo di sognare. Si sogna sapendo, cioè sei consapevole di stare nel sogno. L'ha approfondita in particolare uno psicologo americano che si chiama Stefan Leberge, e l'ha studiata per i cardiopatici, perché le reazioni del sogno sono le stesse della vita normale, cioè se noi sogniamo, le reazioni, sì. Certo, per cui dal sogno più piacevole al sogno più pauroso, più spaventoso, noi abbiamo esattamente le stesse reazioni. Per cui l'incubo può creare delle reazioni sul fisico che su un cardiopatico, su una persona, può causare dei danni irreversibili. Infatti molte morti nel sonno avvengono per questo. E allora, per padroneggiare, ha immaginato... Non si finisce mai di fare. E lui ha immaginato delle tecniche di induzione per
tutta una serie di procedure, diciamo, di metodi per riuscire a padroneggiare il sogno. Non è affatto facile, io ho provato a farmi, alcuni sono molto impattanti, cioè svegliarsi di notte, segnare che cosa si sta sognando, cioè una cosa molto lunga e abbastanza impattante. Più per curiosità ne ho fatto un'altra che è più, più, diciamo, tra virgolette leggera, cioè cercare andando a letto di ricordare, ritornare indietro nella giornata, ma proprio ai movimenti, fino a che ci si addormenta ricordando i movimenti. Beh, non è semplice. No, però insomma è meno faticosa dell'altra. Comunque io ho immaginato di essere molto, ma molto più bravo di quello che sono a farlo, e di padroneggiare questo sogno in cui il mio cane mi compare e mi dice: guarda, so che tu mi hai cercato, io sono qua, e facciamo la stessa passeggiata che abbiamo fatto per 8 anni tutte le sere, però vista dalla dimensione nella quale si trova lui e non in quella che mi trovo. E questa è una dimensione, e questa è, ecco lì di nuovo le scienze del nuovo paradigma. Noi cogliamo, i nostri 5 sensi ci consentono di cogliere solo il 5% della realtà. C'è una cosa straordinaria, sempre gli scienziati cognitivi lo dicono, che se noi avessimo l'olfatto dell'orso che annusa una foca morta a 20 km, avessimo la vista dell'aquila che vede, se avessimo la vista del gatto di notte, tutte queste insieme, passeremmo semplicemente dal 5 al 10, cioè un 90% della realtà che noi non cogliamo. E io immagino che dalla dimensione in cui Merlino si trova invece questo sia possibile fare. Per cui in questo mago, questa passeggiata è mago, ma lui, insomma, io avevo fatto un cortometraggio nel quale lui figurava. Il cortometraggio si chiama Il Grande Forze, un fortometraggio che ho fatto con Philippe Leroy qualche anno prima. L'hai visto che lotta com'è? Bellissimo. E lui c'era Merlino, infatti quando faccio la presentazione del libro e faccio sempre vedere questo cortometraggio, un po' perché il cortometraggio ha lo stesso sapore del libro, cioè un'ironia sottile che c'è, nella quale cerco di disseminare tutta una serie di informazioni. Si riesce a dare lo stesso impatto. Sì, l'intenzione c'era, questo, insomma, no? C'è sempre l'intento di far passare una cosa difficile in un modo semplice, questa è un po' la chiave. Insomma, è per cui diciamo il secondo libro è veramente una storia d'amore, perché per me e per la mia famiglia il rapporto con questo cane è stata una storia d'amore. E siccome, come diceva Giordano Bruno, avrei voluto dirlo io, ma l'ha detto lui prima, l'ha detto meglio: l'amore è l'unica forza che unisce infiniti mondi. Ho immaginato che tra questi infiniti mondi ci sia quello in cui mi trovo io e in quello in cui si trova Merlino adesso. Non c'è bisogno di commenti. Marco Duilio, per voi chi è? Ma diciamo una persona curiosa, sicuramente, con voglia di sperimentare, e questo anche un po' è il motivo per cui ho fatto questo passo, perché l'ho fatto un po' per questo, un po' perché ero un po' collegato come cliché, no? Il cinema ha un po' questo, tra virgolette, limite: tu sei quello che fa l'avventura, il poliziesco, la commedia, per cui come pensi di andare a raccontare il conscio, l'inconscio? Non si è mica una ricerca o volersi mettere in gioco in un altro? No, è un piacere, cioè è una cosa, no, ho capito che più di tanto non potevo fare, poi per carità se capitano delle occasioni, cioè non avrei trovato lo spazio per, forse non lo trovo nessuno lo spazio per raccontare queste cose nel cinema in questo momento. Per cui insomma, ho pensato che scrivere un libro potrebbe essere la chiave giusta. Il primo libro è andato molto bene, ha vinto premi, ha fatto un sacco di riconoscimenti. La storia non è una storia banale, insomma, è una storia particolarmente originale. Questo mi ha incentivato a scrivere il secondo. È stessa cosa, per cui sto scrivendo il terzo. È l'estemporaneità che lo. Oppure. La riflessione che lo porta poi a... La base la dà la riflessione, ma certo la scelta della vicenda, come raccontarla, sicuramente c'è l'estemporaneità, c'è la fantasia, c'è la voglia di raccontarla in un certo modo, perché non sono saggi, sono delle opere di narrativa. Il libro che deve ancora scrivere? Il libro che sto scrivendo si chiama Autobiografia di un cuore bambino, perché questa è un'altra cosa che a me ha sempre affascinato moltissimo, sempre riportandomi Jung, Neruda e quant'altro, perché bisogna andare da quelli bravi per c'è questo elemento della nostra parte bambina, no? Questa nostra parte bambina che esiste, infatti
la prefazione del libro. Nella storia ognuno l'ha letta a modo suo, no? Questa certo, però c'era questa cosa. Io ho visto, ho avuto il privilegio di conoscere due molto bene, due persone che avevano una forte parte bambina. Una è mio padre e una è Bud Spencer. E tutti e due avevano un'anima bambina fortissima, la loro parte era molto... Bambino è quello che ha voglia di sperimentare, quello che rompe il giocattolo per vedere che c'è dentro, è quello anche un po' dispettoso ogni tanto, si meraviglia. È quello che non ha preconcetti, è quello che non conserva rancore, e ci sono tante cose. E cerco di esserlo, mi accorgo che certe volte sono un po' condizionato, un po' sclerotizzato dai meccanismi che fanno essere adulti, e questo appunto su mio padre e su Bud così non era così, avevano una grande voglia di giocare, ne parlavamo in macchina una volta, è vero, questa cosa era io ho conosciuto loro l'ho conosciuto per te, e ho visto quanto è stato importante nella loro vita questo. Non avrebbe mai fatto 30 anni mio padre se non avesse avuto questa che padre non ci sarebbe lotta, perché è così secondo te? Cioè l'animo del bambino, sempre bambini, sì, l'animo bambino pulito, curioso. Ma sai che c'è? Magari, è una cosa che spesso si è vecchi a 20 anni e si è ancora bambino. Carlo quando è mancato, cioè 84-85 anni. Ma io lo sono andato a trovare pochi mesi prima perché mi ha fatto una recensione proprio per il primo libro e giocavamo, cioè la sua mentalità era quella, ti piaceva farti sentire la musica, i testi che aveva scritto, la cosa, era sempre una festa, c'era questa cosa, c'era questo entusiasmo che prescinde completamente dall'età. E cos'è che inquina questo stato d'animo, questo entusiasmo, questo modo di ma tante cose, intanto è cliché, una di queste il fatto di dover essere perché la società prevede che tu sia in un modo piuttosto che in un altro, il fatto di apparire, il fatto di sembrare una cosa, entrare in un ruolo. Il bambino non ha ruolo, il bambino dice facciamo che io sono il carabiniere, facciamo che io sono il gatto, il bambino si cala nel ruolo, non è chiuso in un ruolo. Questa è una cosa tipica, no? Del bambino quando gioca dice facciamo che io sono questo, facciamo che sono altro, capito? Invece l'adulto difende il suo ruolo, si chiude, non accoglie quello che c'è, anzi respinge, vuole rafforzarlo, no? E questo si vede spesso nella vita di tutti i giorni, capito? Quindi parlava, ecco, non la voglio perché poi abbiamo fatto una digressione. Libro che sta scrivendo. Ma è questo. E naturalmente, siccome molti mi hanno chiesto di raccontare quella parte di anni di cinema che io ho vissuto con gli occhi del bambino, perché effettivamente torna quell'atmosfera. Sì, perché io la mia parte bambina era quella, no? Vista con gli occhi di un bambino, per cui il set di Ben Hur, il set di Barabba e Totò, cioè tutti questi personaggi che io quelli con cui ha avuto un rapporto più diretto, cioè fino ai 10-12 anni, quando si passa all'adolescenza e si vede, no? Nel libro praticamente è la mia parte bambina che viene a rimproverarmi di essere come sono. Citato il grande De Curtis. Mio padre ha fatto diversi film con Totò e io lo ricordo come un personaggio di grande tenerezza. Di grande tenerezza, che era un uomo straordinario. Mi ricordo un personaggio. Io due personaggi ricordo di quella fase: uno è Bruno e uno è Fabrizio. Fabrizio era una cosa. Perché su un bambino, un personaggio come Fabrizio, mi ricordo il mangiare di Fabrizio. Forse. Questa cosa. Certo. Per cui metteva, c'era questa cosa che era strepitosa. Durante il famoso cestino, mentre tutti prendevano il cestino, eccetera, eccetera, lui si faceva portare una pagnotta di pane di Letrano. Che era stata svuotata dentro, tolta la parte superiore e riempita di pasta, in modo quando aveva finito faceva direttamente la scarpetta con la pagnotta senza aver bisogno di tirarla su. E a me sta cosa che gli arrivava sta pagnotta pieno di pasta fumante, mi piaceva. pure Carlo mangiava in Bud, era un grande, però era proprio l'idea, no? Dice come faccio a mangiarmi tutta sta pasta, e poi aveva mangiato questo, per cui al dottore arrivava sta roba qui. Io ve lo ricordo sempre come sono dei flash che restano, no? Il film in particolare si chiama I Quattro Monaci, dove è successo questo. Era un film divertente, c'era Macario, non mi ricordo chi c'era, Nino Taranto. Però a me restava impresso Fabrizi per questa
Poi era completo dal Fabrizi di Roma Città Aperta, era diventato triplo, insomma, no? Sì, c'era questo modo di parlare, questo modo di questo approccio che c'aveva, eccetera. E poi Totò, perché mio padre ha fatto tanti film con Totò, ha fatto Totò Diabolicus, ha fatto Lo smemorato di Collegno. E quindi il sentimento, la tenerezza. Sì, sì, un uomo di grande, si capiva che c'era qualcosa, vorrei dire, non dico amarezza, perché non, ma disincanto, una cosa sottile, una cosa insomma, cioè, ricordo una cosa che mi è rimasto molto impresso, perché io stavo seguendo mio padre, per cui ogni tanto dice porta i fogli del copione, no? Facevo queste cose, e io ero riconosciuto come il guaglioncello di Barboni, avevo questa cosa, è venuto il guaglioncello di Barboni, mi ha portato, per cui c'era questa cosa del guaglioncello che me resta. Molti anni dopo, mio padre seguì un regista che si chiama Michele Lupo, persona straordinaria, bravissima persona e ottimo regista, che fece due film con un produttore con cui mio padre ha fatto un film prima. E erano Safari Express e Africa Express, erano con Giuliano Gemma, Jack Palance e Urso Andres. Ed era in Rhodesia, Sudafrica, per cui approfittammo e fare questa gita praticamente. Certo. Andammo tutta la famiglia, il produttore ci invitò tutti, Michele Lupo era un amico, per cui andare nella fase, eccetera, eccetera. E andammo nel ristorante della figlia di Totò a Johannesburg. Ah. E la cosa, io insomma, quando avevo 10 anni quando ho conosciuto Totò, e quando arrivavamo lì c'eravamo 22-23. Che ero diventato 4 volte, allora giocavo a rugby, ero un bestione, eccetera. E quando mi vide, mi presentò, lui guardò e disse: il guaglioncello. Come dire, questo biforcone qua, cioè, diventato... per cui mi ha fatto tenerezza. Bello. Perché mi ha ricordato questa cosa, come magari nel racconto ha detto: è arrivato il guaglioncello di Barboni a portarmi il copione. Era una cosa che insomma mi ha ricordato. Ecco, per cui sono poche le persone che mi sono rimaste. Chi altro? Cioè, per esempio uno molto meno noto, però ero veramente piccolino, ma qui mi è rimasto molto. Si chiamava Yakima Kanut. Non pervenuto. Dunque, Yakima Kanut era il maestro d'armi di Ben-Hur. Ah. Era quello che in Ombre Rosse si butta tra i cavalli di John Wayne nella corsa. E lui era diventato, perché l'è rimasto così? Perché su Ben-Hur, nella corsa delle bighe, lui prende e fa la controfigura di Messala che cade nei cavalli in corsa nella corsa, che non è una cosa da tutti. Questa cosa non la fa lui, perché lui era già più avanti, la fa il figlio, per cui lui guida il figlio in questa cosa, no? Con la mamma che ti dice stai sempre attento al papà, stai attento a questo, invece c'è un papà che lo fa buttare le cose, e lui era visto dagli stunt, che erano i miei idei di stunt, cioè, gli stunt erano forti, guarda, no, a me piaceva questa cosa, cioè, esatto, per cui era visto dagli stunt come un padre eterno, lui era il padre eterno dei miei fratelli, questo. E insomma io lo vedevo veramente come un personaggio, a me di certo resto ne fregava niente di Stephen Boyle, anzi io dicevo sempre questi sono dei cagoni perché scelgono lui per fare la cosa, cioè, nella mia mente di bambino vedi, lui è l'attore, però quello coraggioso è l'altro, no? Quello che è provvisto di cuore, di coraggio. Non sapevo ancora che il coraggio etimologicamente vuol dire provvisto di cuore, ma quello provvisto di cuore era lui. Per cui mi è rimasto questo, era uno molto tranquillo, pacato, eppure faceva quello che faceva, insomma, era sicuramente, ha preso anche un Oscar lui come alla carriera, come più grande stuntman, no? Per cui c'erano delle cose che mi ricordo, De Sica per esempio su Baia di Napoli, e lì c'era Car Gable, c'era Sofia Loren, però mi è restato in mente Sica per il rapporto che aveva con la gente di Capri, c'aveva una cosa, cioè di Car Gable mi ricordo solo che ubriaco alle 2 del pomeriggio, cioè, per cui mio padre diceva sempre questa cosa. Invece De Sica, io per De Sica ho sentito la prima volta la parola carisma,
no? Che non sapevo che è carisma. Un ragazzino dice, mio padre diceva di, è provvisto di carisma. E carisma è uno che non ha bisogno di darsi, perché già si sa che cos'è, la gente lo avverte, capito? C'è una, è un fluido, capito? I suoi giorni, e torniamo al centro, perché io l'ho presentata come sceneggiatore, regista e poi scrittore. Io poi la saluterò come scrittore perché mi ha molto colpito nel senso è predominante questa, e trasmette insomma questa sua nuova, non è nuova, è un modo diverso di raccontare, insomma proseguo di raccontare le sue, la sua giornata tipo. Ma la mia giornata è di una bellezza terrificante. Cioè, l'unica, niente, la mattina faccio mezz'ora di ginnastica, questa è una cosa, una curiosità, faccio mezz'ora da sempre, perché io ho giocato 10 anni a rugby, quando finiva vedevo che tutti quelli che finivano di giocare a rugby diventavano delle barche terrificanti. Cioè io non voglio fare quella fine. E allora ho detto, come si fa qui? Ho giocato un po' a tennis, ho fatto cose, ma mi sono fatto anche abbastanza male giocando a tennis. Ho detto, adesso mi alzo tutte le mattine mezz'ora prima e faccio il giro. Ma è diventata una droga. Tra le tante droghe, questa è una delle più innocue sicuramente. Per cui c'è questa cosa. Poi me ne vado al mio studio, un piccolo studio a Ponte Milvio, da cui tra l'altro si gode anche un bel panorama, e lavoro, scrivo finché sento che viene qualcosa di interessante. Poi la vita con la famiglia, c'ho una figlia che ha preso la stessa strada, ha fatto un bellissimo cortometraggio che sta riscuotendo successi, allora, cose eccetera, è di famiglia, sì Ginevra, ha fatto un cortometraggio delizioso con Giulia Lazzarini, personaggio straordinario. Il titolo si chiama La vita che ti aspetta, e ha preso già dei riconoscimenti a Los Angeles, sta in concorso a Londra, perché è tutta casata adesso, è tutta casata, ragionevolmente casata, perché e mi ha dato anche a me la possibilità di conoscerla. Cosa pensi di averle trasmesso? Ma se abbiamo detto l'entusiasmo, ma devo dire che lei somiglia molto al nonno, io di questo ne sono molto orgogliosa. Sì, lei aveva una venerazione del nonno, perché non, mio padre era straordinario con lei. Era straordinario in assoluto, ma con lei in modo particolare, perché c'aveva una tenerezza, una cosa, le insegnava le cose senza insegnargliele, no? Per cui lei c'ha questo, e mi fa piacere che abbia preso, per esempio di mio padre la comunicativa, mio padre dove lo mettevi stava. Io sono un po' più diffidente, sono un po' sono un po' più attento, no? E Ginevra, mia figlia, da quel punto di vista è io sono contentissimo che sia così. Grazie maestro. Grazie a te. C'est la vie, and when you feel your heart is broken, c'est la vie.